Carissimi amici, in questa settima puntata della prima stagione di Piccola Bellezza Italiana vi parlerò della cittadina di Alba, in Piemonte, in provincia di Cuneo, nell'area delle cosiddette Langhe, patrimonio UNESCO dal 2014 come patrimonio vitivinicolo, assieme a Roero e al Monferrato. Alba è famosa per essere stata nel Medioevo la città delle 100 torri, che facevano parte di una vastissima fortificazione militare, e ciascuna era munita di contrafforti e di torrioni con fossato. E ricordiamoci che nel 2017 Alba è stata riconosciuta dall'UNESCO città creativa per la gastronomia, in quanto nel suo territorio sono presenti la famosa scuola enologica di Alba e il tartufo bianco di Alba. Alba ha un centro storico molto ricco di storia e di monumenti, tra cui i più importanti sono il Palazzo del Comune, a cui intendo troviamo uno spazio museale con pregevole opere d'arte, tra cui una serie di affreschi trecenteschi staccati dalla chiesa di San Domenico, tra cui una pietà, un'adorazione dei Maggi, una tavola con la Madonna del Bambino del celebre pittore rinascimentale Macrino d'Alba e una pala con la Madonna e il Bambino, i Santi Giuseppe e Anna del pittore caravaggesco Mattia Preti. Poi troviamo la Casaforte Riva e la Loggia dei Mercanti, costruite in cotto con grande porticato a tre arcate con archi ogivali. Poi abbiamo la Casa Fontana, famosa per il suo fregio rinascimentale in cotto con immagini di suonatori, dame e cavalieri che danzano tra ghirlande di fiori. Poi abbiamo la Chiesa di San Giovanni Battista, a cui intendo sono conservate numerose opere d'arte, tra cui una trecentesca Madonna col Bambino di Barnaba da Modena e un'adorazione del Bambino di Macrino d'Alba. Poi abbiamo la chiesa di Santa Caterina, edificata in stile barocco, una fasciata formata da lesene, archi e fregi e un portale in arenaria con architravi e volute. Poi abbiamo la chiesa di Santa Maria Maddalena, edificata in stile barocco dall'architetto reale torinese Bernardo Antonio Vittone, con un rivestimento esterno in cotto e un interno molto scenografico con un bel portale ligneo settecentesco, una serie di affreschi del torinese Michele Antonio Millocco raffigurante la gloria della Beata Margherita e il trionfo di Santa Maria Maddalena e un grande crocifisso in legno attribuito a uno scultore lombardo rinascimentale. Poi abbiamo il Duomo di San Lorenzo, costruito in stile gotico, con un paramento murario esterno in mattoncini rossi. Ha una facciata saliente a pianta quadrata, con un pronao con arcate a sesto acuto e un ampio rosone circolare. E ha un campanile di XIII secolo formato da due ordini di bifore e una di finestre quadrifore. E ha in alto una cuspide in mattoni di forma ottagonale. L'interno ha tre alte navate con volta a crociera e un profondo transetto. All'interno abbiamo la cosiddetta Cappella di San Teobaldo, famosa perché abbiamo gli affreschi del Millocco che abbiamo visto prima, che raffigurano i santi tutelari di Alba che intercedono per la città di Alba assediata e le storie di San Teobaldo. Bene, nell'altare maggiore abbiamo un bellissimo e maestoso altare barocco e la pala raffigurante San Lorenzo del Beaumont, un famoso pittore e architetto torinese. Abbiamo anche un decorativo coro ligneo dello scultore locale Bernardino da Fossano, con molte raffigurazioni ad intarsio di strumenti musicali, libri rilegati, oggetti di culto, un calice rovesciato e simboli della passione di Cristo. Poi vicino al Duomo abbiamo anche il MUDI, il Museo Diocesano di Alba, nella quale troviamo numerose argenterie liturgiche e reliquari, numerosi paramenti liturgici damascati stile floreale, numerosi arredi lignei per le festività e una ricca sessione di pietre e marmi, con oggetti risalenti all'epoca medievale, tra cui una preziosa fonte battesimale e una ricca raccolta di epigrafi e lapidi funerarie. Alba ospita la famosa Fondazione Ferrero, creata dai proprietari della famosa fabbrica dei Lantelli Ferrero, che al suo interno ospita convegni di alto spessore culturale e numerose mostre d'arte contemporanea. Inoltre la cittadina ha dato i natali a due grandi personaggi della cultura italiana, che sono lo scrittore Beppe Fenoglio, famoso per essere stato partigiano nelle Langhe durante la Seconda Guerra Mondiale per aver
affrontato nei suoi tre libri importanti, 23 giorni della città di Alba, una questione privata e partigiano giorni, la tematica della famosa lotta partigiana contro il fascismo. Lui era un antifascista, infatti. E la Fondazione Ferrero gli ha dedicato un centro studi a Beppe Fenoglio. Poi troviamo pure il pittore famoso Pino Gallizio, famoso per aver creato una pittura industriale ispirata all'arte informale e alla corrente architettonica del Bauhaus, e cui opere le ritroviamo nei maggiori musei stranieri e italiani, tra cui lo Stedelijk Museum di Amsterdam, il Centre Pompidou di Parigi e il GAM, Galleria d'Arte Moderna di Torino. Con questo termino la puntata di oggi, ci vediamo lunedì prossimo con la cittadina di Gaeta, nel Lazio. Ciao a tutti!